Dove vai con la valigia? Ti ricordi come si fa a cuocere il prosciutto? Perché mi rispondi sempre con una domanda? La valigia! Vado a scusarmi con la signora Tessier. Povera vecchia. Va, vai a scusarti di essere mia sorella. Non subito. Presto. Vuoi vedere il mio quaderno delle parole? Per correggere gli errori. Scrivi ancora d'orecchio, Isabelle. Insolito, con la S, non con la Z. Sollevare, togliere l'osso dal prosciutto. Me l'ha detto il pizzicagnolo, quando sono andata a comprare il prosciutto. Mi ha detto... Vuoi che ti sollevi l'osso? Si dice levare, non sollevare. Stai attenta a chi chiede il significato delle parole, Isabelle. Sono una mongola, lo pensi anche tu, non è vero? Non dire così. Anche sollevare è una parola. Vuol dire alzare qualcosa o togliere un peso a qualcuno. Lunedì partiremo tutti e due per Montreal. Lunedì è fra due giorni. E possono succedere di cose nel frattempo. Le grandi lettere d'amore che mi scrivi da Montreal sono tutte inventate, non è vero? Quanta carta sprecata per me. Non dire così. Io ti ho scritto perché mi mancavi e volevo che tornassi qui. Tu invece sei venuto solo per far sudare freddo quelli del paese. Non per me, non per sollevarmi. Non dire così. Luc ti vuole un bene grande come le dighe sul fiume per i Monca. Lasciami, Luc. Non ho più 7 anni. Portami con te a Montreal, solo per una settimana. La mamma stasera andrà alla veglia pasquale. Salirà sul coro, sbatterà giù dall'organo la clavò. E poi... Non era previsto. Lui non voleva che si
incidente, una malattia, un suicidio. Catherine non vuole che si dicano certe parole in casa. E il dottor Lemieux si è occupato di lui? Perché lui non era a Montreal? Era qui in visita? Sì. Ho preso l'aereo a Stoccarda ieri pomeriggio. Non ho dormito. Sai che ora sono in Germania in questo momento? Ho già abbastanza problemi con l'ora di qui. È esposto in sacrestia o nella scuola? Lui non voleva essere esposto. Catherine? Se arrivavi puntuale, la vedevi. Avevi detto le 5. Ho una mezz'ora di ritardo su un viaggio di 20 ore. E l'autobus per San Lucia de Milano non è dei più affidabili. Com'è che Catherine non è venuta a prendermi all'autobus? Deve occuparsi dei funerali di Luc. Vado a farmi un bagno. Martina, tu gli volevi bene, Luc? So che tu l'hai sempre ammirato molto. Io l'ho sempre trovato un po' strano. Potresti aspettare che diventi freddo prima di sputarci sopra? Ascolta, dovresti avere l'età per capire che non ero obbligata a volergli bene solo perché era mio fratello. Sono troppo innocente per capire certe cose. Diciamo che non l'ho mai considerato essenziale nella mia vita. Che cosa vuol dire essenziale? Qualcosa di necessario, di importante. Essenziale. E il mio quadernetto delle parole? Non ne so abbastanza di parole. Cerco di usare parole nuove una volta al giorno. Essencial. In spagnolo? Sì. Mi piacerebbe andarci laggiù. Piangere sulla tomba della mamma. Per sollevarmi. E la guerra? Come va laggiù? Non c'è la guerra dove sto io, laggiù. Credevo che i soldati si mandassero dove c'è la guerra. Baden-Solingen è una base strategica. Strategica? Isabel, non credo di avere la forza per spiegarti tutte le parole che uso. E fa uno sforzo, sono 4 anni che non ti vedo. Sono sfinita. Allora, c'è qualcuno che ti ronza intorno? Solo quando gioco a mosca cieca. Ho altro da sistemare prima di pensare ai ragazzi. L'idea di essere qui non mi entusiasma. È macabro, tetro. Macabro? Tetro? Vuol dire che ha rapporto con la morte. Qualcosa di triste, di nero. Non lo cerchi in spagnolo? La porta spalancata! E Catherine fa che mi sta dentro. Signora Tessier, non ho voluto aprirmi. Ho incrociato il taxi del signor Savannah. Sorpresa! Martine, che bella improvvisata. Oh, scusa, le smancerie non sono il mio forte. Peccato. E così sei venuta a passare la Pasqua con noi? E avvertirmi? Quanto sei diventata cinica! In momenti così tragici, essere così fredda, incapace di emozioni. Che c'è di tragico? Neanche la morte ti tocca più! Santo cielo! Dio è morto ieri, venerdì santo, e risusciterà domani come tutte le Pasqua. Ma cosa dice? Macabro! E così hai attraversato l'oceano per venire a piangere sulla mia tomba. Uno scherzo! Sei proprio tu, la specialista in cadaveri! Uno scherzo! Una broma? Mi avete fatto attraversare l'oceano per uno scherzo! Posso sapere che sta succedendo? Isabel mi ha chiamato in Germania ieri perché venissi al funerale di Luc! Non è possibile. Mi mancava. Allora, non ho fatto il viaggio per niente. Vi ci vuole di nuovo un soldato per andare al fronte. Eccolo. Io sono stata addestrata a raccattare la merda degli altri, senza mai fare domande. 15 anni fa ho avuto io l'incarico di dirle la bella fandonia che le avevamo inventato. Sarà un piacere per me dirle la verità, adesso. Dopo, non chiedetemi mai più di ritornare qui. Sarà mio dovere.
venire in camera mia a dirmi che la mamma era morta in Spagna. Ve ne stavate tutti e tre lì, con quelle facce da quaresima. Un mese fa, una signora ha telefonato qui. Una signora che parlava molto bene. Con un sacco di belle parole. Non le sapevo nemmeno tutte. Ha chiesto... di noi. Oh mio Dio. Le ho detto che Caterina era maestra ed usciva con un dottore. Che Martino era capitano dell'esercito in Germania. Che Luc stava per pubblicare un libro. E che io sono solo la scema che sta alla sbarra, che controlla l'ingresso dei furgoni nel parco di Passe d'Angereuse. La mamma ha chiamato qui. Ho capito che non valevo niente, perché mi era stata tolta la speranza di render conto un giorno ad una signora come lei. Non sapevo che i morti potessero tornare sulla terra. Sta inventando di nuovo? No, lo so quando inventa. Come credete ci si possa sentire quando si parla al telefono con la propria madre che è morta da 15 anni e non si conoscono nemmeno tutte le parole che dice? Esiste una parola in tutti i dizionari del mondo per dire come ci si sente? No! Era delusa di me, lo capite? Era delusa! Perché non avevo nulla da raccontare. I fiori sono per la mamma. Arriva domani. Ed io non ho ancora avuto il tempo di imparare abbastanza belle parole. La mamma sarà qui domani. Da dove chiamare? Dalla Spagna. Penso. T'ha detto? Perché tornava? Io sto ancora cercando di capire perché è partita. La mamma sarà qui domani. Sarà qui domani. Sì. Un attimo. E la signora Talbot chiede a che ora sono i funerali di Luc domani. Chi risponde? Pronto, signora Talbot. È Jacqueline Tanguay che parla. Arrivo domani. Olé. Da oggi tornerai nel tuo letto, Luc. Luglio 1944. Siamo andati alla festa dell'organo. La festa dell'organo, il tuo cavallo di battaglia. La festa dell'organo. I fedeli avevano organizzato una festa nella sala dei cavalieri di Colombo per comprare un nuovo organo alla chiesa. Mi hanno chiesto di andare a suonare qualcosa, ma non ho niente da mettermi. Potresti metterti in vestito. Ti ha regalato Federico. Metterò quello bianco. È il più bello. Quello bianco con la mantiglia. Con quello sei talmente elegante. Non avevo nessun pudore. Vostro padre non verrà a sentirmi. Non può. Dice. Ma Federico ci verrà, Sì, tesorino mio. Nessun pudore. Mamma, ci andiamo tutti insieme alla festa dell'organo. Isabella tanto insistito che Martino e io non abbiamo avuto scelta. Quando siamo arrivati si sentiva la gente che cantava in coro accompagnandola per tutti. La mamma è entrata nella sala sotto braccio Federico. Hanno smesso tutti di cantare. Ha smesso anche la Bourdieu. E siccome non era abituata al microfono, si è sentito il suo. È completamente matta in tutta la sala. Buongiorno! 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 Nessuno che mi rispondesse. Tutto il paese se ne stava lì seduto a guardarci mentre venivamo avanti. Io tenevo Luc per mano. Io davo la mano a Federico. Martina e io eravamo dietro di voi. Martina ha voluto darmi la mano. Non ho capito perché. Forse quel giorno avrei dovuto darle la mano. Cercavo di far finta di niente, ma mi sentivo trafiggere da centinaia di sguardi che dicevano: non si vergogna? Il presidente dell'assemblea dei parrocchiani ha cercato di sciogliere l'atmosfera. Ha tirato via la Bourdieu dal microfono e ha detto: un benvenuto alla piccola famiglia Tanguay. Ma giusto questa è un'occasione per star
sono montata in scena senza fare domande. Mi sono seduto al piccolo organo a pedale. Non so perché l'ho fatto, è venuto dalla pancia. Ho cominciato a suonare. Poi Federico si è messo a cantare. Or una cabeza de un nobre potrillo che gusto alla rata floca llegar y que a regresar pare se desir. Non dites hermano, vos sabés no hay que jugar. Due uomini hanno guardato Federico. In due minuti ne aveva addosso una decina. Altri uomini scaraventavano addosso alla mamma tutto quello che trovavano a portata di mano. Portacieli, bicchieri, cappelli. E in mezzo a questo, due bambini ballavano come gli aveva insegnato Federico. Oh, don Micarar. Martina è andata a cercare papà nella segheria. Martina è andata a cercare papà. Ecco, nel bel mezzo della sommossa. Si è piantato nel vano della porta senza dire nulla. Lo vedo da lontano. I nostri sguardi si incrociano. Poi si dileguò. Abbiamo accompagnato a casa quel che restava di Federico. Papà è rientrato la sera. Lucien, cosa fai vestito da soldato? No, Luc, no! Recito Martin! Solo una volta! Solo stasera! Non mi va di mettermi nei panni di un vigliacco! Cosa fai vestito così? Me ne vado! No, Martino! Recita! Sto recitando Isabelle! È la battuta di papà! Me ne vado! E pensi che sia una soluzione? Meglio andarsene che continuare a far credere che non me ne importi nulla! Vuoi che ne parliamo? È da vigliacchi quello che fai! Bambini, andate nelle vostre camere! Bambini, rimanete! Quel che devo dire riguarda anche voi! E cosa hai da dire? Che ti ho tradito alle spalle. Lo sapevi che portando qui Federico... Lo sospettava tutto il paese. Non c'era bisogno di sapere. Non faceva fatica a nessuno a capire che eri felice. Non sono mai stato capace di inventarti il mondo che volevi, Jacqueline. Non sono capace di parlarti d'amore. Forse non so ricamarci su. Forse non sono un buon... Amante? Si dice amante. Forse... Sono altro non che... sei altro che uno di Saint-Lucien, come ce ne sono la dozzina. Uno che non ho scelto, perché non avevo scelta. Sei quello che stanno diventando anche i miei figli. Gente uguale, che fa tutto uguale. Se mi avessero conosciuto in Spagna, sarei stato diverso per le spagnole. Un altro, una di quella dozzina di tipi tutti uguali, ti avrebbe già ammazzato. Io preferisco andare ad ammazzare là, dove conta qualcosa. Grazie, Martina. Ho letto tutte le lettere che ha mandato a Caterina. Lettere fredde, pratiche, come se non avesse più niente che la legasse con me. Non capisco perché ritorno. Proprio non lo capisco. Vai a letto con le donne? Sì, con una. Due mesi fa sono stata con un ragazzo. Ho provato molto piacere con lui. Tu provi con lei lo stesso piacere che io con lui? Te lo auguro. Mi piace parlare di scopate. Mi fa proprio bene. E questo parlare da tutti, eh? Dipende dagli adulti. Con Caterina si può parlare. A me piacerebbe... Non sempre le solite vecchie storie.
scuso per esse. Cosa hai detto? Ti chiedo scusa per quello che ho detto. Ti chiedo scusa per quello che ho detto. Non capisco. Parli come un mongolo. Sono arrivata troppo tardi. Stava là, sotto la scaletta della chiesa, tutto insanguinato. Sono stati gemelli Tessier. Tardi si addossano, ma appena l'hanno visto. Non ha fatto in tempo a salire sul coro che gli avevano addosso in 4 o 5. 5! Poi hanno sbattuto fuori sulla scalinata. Selvaggi incivili. Racconta quello che hai fatto. Eh? Racconta! Sono entrata in chiesa a cercare le anime. Non appena l'ho visto, in mezzo alla navata. Non so perché, ma mi sono messa ad insultarli tutti quanti. E poi ho cominciato a canticchiare. Por una cabeza de un noble potrillo. Na 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 na. Più forte Leandro mi tirava per farmi uscire, e più forte io cantavo. Con una cabeza, todas las locuras, tu boca che besa. Sono uscita dalla chiesa sbraitando a squarciagola. E poi l'organista ha cominciato ad accompagnarmi. Tu hai fatto questo? Mi sono sentita così bene, così bene. Mi sono sentita emancipata. Mi vendicavo di tutti, di tutti, ma non per quello che avevano fatto la mamma, ma perché ero come lei! Vado a togliermi un altro schizzo. Thank you.
Ditemi che non è vero! Ho tanto aspettato questo momento. Lo sogno da mesi. Buongiorno, Martin. Buongiorno, Rick. Quando sono partita 15 anni fa, Martin ti aveva fatto un occhio nero. Nella mia testa, anche invecchiando, avevi sempre un gran livido malva e viola sotto l'occhio. Proprio come quello che hai adesso. Buongiorno, Catherine. La casa non è cambiata un granché. Ti sei data un sacco da fare perché non cambiasse nulla. Che significa, Isabella? Sì, sì, parlatemi di Isabella. Come mai non è qui con voi? È in un posto lontano da qui? Cos'è diventata, Catherine? Cos'è diventata? Non è diventata granché. Vorrei ringraziarti per tutto quello che hai fatto per lei. Va che va. Vorrei ringraziarvi per averle regalato le vostre bugie, la vostra vergogna, la vostra intesa per farne una perfetta piccola scena. Vuol dire che la mamma non viene? Eccomi qui, mio Luke. Ma il telefono! Il telefono! Il telefono. Si è ricordata, povera Isabelle, dello shock che ha avuto quando ha saputo che non ero morta. Vi ha inventato una bugia a sua volta. E tutti voi l'avete creduta. E da dove vieni, mamma? Dovevo arrivare dalla Spagna, ma all'ultimo minuto ho deciso di ritornare dal Quebec. Berremo l'acqua di Pasqua. Luke, tu niente, la resteresti per terra. E per purificarsi. Salute. Io un aereo a prendere a pago ti oggi pomeriggio. Per cui non ho questo tempo per stare a giocare. Potresti dirci perché? Due mesi fa, Isabella ha incontrato un uomo con cui ha provato molto piacere. Era la prima volta che Isabelle provava quel genere di piacere. L'uomo ha detto che Isabelle era molto più intelligente di quello che diceva la gente. Ah, in paese la chiamavano la deficiente dei tanghi. L'uomo ha aggiunto che non c'era nessuno di normale nella famiglia di Isabelle. Dopo l'abbandono di sua madre. Ha detto l'abbandono, non la morte. L'uomo ha detto che in un paese la gente spesso ne sa su di noi più che noi stessi. Quell'uomo era la verità per Isabella. Ed oggi Isabella porta il figlio della verità. Sei incinta. Per quello voleva andare a Montreal. Il figlio di Isabella è una musa. È lui che l'ha ispirata a fare tutto questo. Isabella ha preferito vendicarsi su di voi. Non sulla sua musa. Non sulla sua musa. Non puoi fare quel figlio. Ti porterò a morire. Lei ne avrà 12. 12 per dimostrarti che è bello avere un figlio. 12 che poi se ne andranno. Quel che è bello in una famiglia è di saperla lasciare. Vero, Martina? Non puoi farmi questo. Le avete spiegato del coraggio che ho dovuto avere per abbandonarvi? Isabelle ti abbandona oggi. Isabelle, venderò la casa. Ho $1,000 da parte. Si potrà... Potrei comprarti quello che vuoi, Martina. Avrei voluto dire alla mamma che non si ferma il proprio destino. Sarà sempre la mamma, anche se ha deciso che fosse diversamente. Destino, corso irrevocabile degli avvenimenti di una vita. Isabelle dirà a suo figlio che negli avvenimenti della sua vita voi siete morti da tempo. Dimenticate di mangiare il prosciutto. È tradizione.
immaginavo nostra madre. Libera. Avrei tanto voluto che lei fosse venuta, che mi abbracciasse, che mi dicesse... Vedrai, Caterina si prenderà cura di te. Inside.